Ali, quindi il letto va bene, è abbastanza morbido. Dopo... Non caccia al culo. No, perché ragazzi, ho detto, cioè, poi pensano che faccio io il clickbait, invece no, cioè... No! No, non faremo proprio niente, copertina e titolo video, non è per niente, cioè... clickbait. Regà. Bentornati sul mio canale e soprattutto bentornati in un video molto sobrio come questo, sì. Comunque oggi, signori, torniamo con l'Aimai, è il secondo Aimai del canale, quindi vi invito a lasciare 1000 like anche per questo, per un prossimo Aimai. Qui sotto lasciatemi una domanda ovviamente e soprattutto chiedetemi se volete essere salutati in un prossimo episodio. Vi ricordo inoltre che oggi non è uscita la carriera come non è uscita fino ad oggi perché ho avuto dei problemi, ma venerdì e domenica ci rifacciamo con due episodi. Bella! Ciao a tutti ragazzi, qui a WeTalkWeTalk si vuole facendo una crisi di identità. E oggi siamo ritornati con Gianni e Ludovica. Sì. Bella ragazzi, bentornati qua, tu urlato, raga. Comunque bene ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Bentornati qui sul mio canale con questo nuovo video. Oggi siamo qui con un Aimai. Ovviamente prima di iniziare, momento spam, in questo momento Alessio non esiste più, è completamente sparito perché lo sta coprendo il mio profilo di Instagram, dove mi dovete seguire perché le domande per Facca, Aimai o comunque qualsiasi cosa le chiedo lì. Quindi seguitemi su Instagram, /FedeMarconi, mo possiamo partire. La prima domanda del giorno ce la fa Mattia, che ci chiede: hai mai tradito la tua ragazza con le sue amiche? Quindi si presume che sia una gangbang. Complimentoni. Comunque, complimenti a chi l'ha fatto, che vi devo dire? Io neanche, no, cioè... Che non vuol dire che non ho mai tradito... Ah, non hai mai tradito la tua ragazza con una tua amica? Vabbè, nel senso, magari da la tua ragazza, il tuo ragazzo, magari volevano fare la stessa domanda, ma do... Come risposta articolatamente male? Allora, Bozzo chiede... Hai mai sevolto un crocifisso, un santino di Padre Pio in un giardino pubblico della tua città? Senti, ma sei satanico! Io comunque no. Comunque ci vorrebbe una citazione, Ale. Apre, te di solito che ci fai col crocifisso? Ci preghi? Certo. L'ultima volta che ne ho preso in mano uno ci ho ammazzato un cristiano. La prossima domanda ce la fa Stitch, che ci chiede: hai mai fatto cose inappropriate a casa di tuo cugino, cugina, e poi hai dovuto pulire il tutto? Rispondo queste due io. Io ho fatto cose inappropriate. Sì. Però la regola che mi ha sempre posto lui è stata: fe, basta che non sporchi. E io non ho mai sporcato, sono stato un bravo ragazzo. Curiosità sul calcio official ci chiede: hai mai detto una cazzata o bestemmia o cosa brutta, sporca o parolaccia ad alta voce a scuola? Tutti i giorni! E dopo che l'hai fatta c'è stato il silenzio? Tutti i giorni! Sì, gigantesco sì. Raga, sì. La situazione più imbarazzante a chi non è mai successo? Figuri in merda tutti i giorni. Cioè, il bello è che capita che ci sta il casino per 20 minuti e appena dici una minima parolaccia il silenzio e subito chi è stato? Benny ci chiede: hai mai pensato di voler diventare invisibile e vedere quello che succede nella vita degli altri? Salutami Fede, ti adoro. Ciao Benny, un bacione. Bella che uno potrebbe rispondere tranquillamente di sì, ragazzi, e invece no. Ragazzi, come no? No, perché è una cosa che ho sempre pensato di voler pensare ma non l'ho mai pensata. E quindi penso che sia giusto non pensare. Io ho una storia che risale a quando stavo in quinta elementare e già ero un bel bambino pervertito. Complimenti. Con un mio amico stavamo in classe. Volevi essere dentro le mutande della tua prof. Non esattamente. Volevamo diventare invisibili per poi non so con quale forza mistica non so con quale forza mistica raggruppare tutte le insegnanti più fregne in una stanzetta e spogliarli. Ma io non ho paura, in quinta elementare, rendiamoci conto, in quinta elementare. Oddio. No, però per il resto diventare invisibile io per farmi i cazzi degli altri. Certo, è ovvio, per farsi i cazzi degli altri, sennò per far che? Dicevano, fatti i cazzi tu che campi 100 anni. No, io voglio campare fino a 20 anni. Però è bello sapere tutto quello che succede nel mondo.
Steppo di Squared ci chiede, hai mai... Sì, Steppo di Squared. Ho capito, leggi, ci credo, non è che... Ci chiede, hai mai pensato di farti un tatuaggio? Mi potresti salutare? Ecco, ecco chi devi salutare. Mi potresti salutare? Vabbè. Comunque, ciao Steppo, un abbraccione. Allora, hai mai pensato di farti un tatuaggio? Aspettate che apri il foglio. Sì, al contrario. Che vita di merda. Che sì. Sì, 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 però un tatuaggio che abbia un significato... E assolutamente d'accordo. Perché il tatuaggio secondo me è un qualcosa che ovviamente rimarrà per sempre, quindi deve avere un significato particolare, non deve essere una cosa di così tanto per farla. Estetica, sì, alla fine, cioè, magari è così, deve avere un significato e poi esteticamente deve essere una cosa decente. E certo, beh, ovviamente neanche poi fa un cazzo. A noi ci basta questo. Marco trattino basso, Molo trattino basso 9 ci chiede: hai mai fatto sesso con una fan? Ale, tocca a te. Come tocca a te? Io non ho fan, quindi... No. Tu, Ali? No, non ho fan, quindi no. Il cartello. Vabbè, no, è fondamentale, no, nel video. No, stato... no! Vede, hai mai fatto sesso con una tua fan? Raga, io penso che comunque... Comunque, ragazzuoli, siamo arrivati alla fine di questo hai mai, che è il secondo. Poi io ho fatto un 4 con le mani io. Però il secondo che porto sul canale, il primo l'avevo portato con me, perché comunque è una persona, me, mio cugino e Carlotta, che comunque tu e Carlotta avete una cosa in comune. Siete basse e non avete tette. Voi ovviamente lasciate un bel like se questo video vi è piaciuto, raggiungiamo i 1000 like se volete un altro hai mai sul canale, 500 se volete un altro video del genere, quindi vi parlo anche di pack e video del genere. Ovviamente qui sotto, come ho detto all'inizio, scrivetemi se volete essere salutati e vi ricordo anche di seguirmi sui social, tra cui Instagram, per domande e cose del genere. Se avete da dire qualcosa, ditelo. Sì, o tacete per sempre. Seguitemi su Instagram. Il suo Instagram spam sarà qui sotto con socialetti sex. I commenti che mi hanno fatto. Eh? La professoressa porno mi hanno detto che sì. No, io prima del video ho detto tieni gli occhiali, perché sembra una di quelle professoresse dei video porno. Appunto. Fa visualizzazione, ma scherziamo. Assolutamente. Cioè, dai, adesso non prendiamo in giro. No. Beh, raga. Comunque, vedi, adesso devo dirvi una cosa un po' in confidenza. Sei gay? Vediamo anche a te che ammetti di essere. Mi dite quanto è bella. Cioè, vi rendete conto che se l'è seriamente messa sullo sfondo del profilo sta ragazza? Un saluto da Maria Sole. Un bacio, cuore mio. Ciao.